tutti e bentornati qui ad Apple Videoblog. Bentornati e partiamo subito allora col tutorial di questo episodio. In questo episodio vedremo un tutorial su iWeb 09. Noi abbiamo già visto un po' dei primi passi. C'è un po' la grafica, com'è strutturato, come già aggiungere le nostre foto, il nostro testo, così, partendo da già dei modelli. Allora, vediamo allora oggi cosa faremo. Innanzitutto, allora, apriamo iWeb. Keynote. Ah, là, ecco. Keynote e iWeb. Apriamo iWeb. Siamo già come è fatto. Zup. Qua questa finestra nuova del mio l'abbiamo già vista. No, grazie. Ecco qua. Questo qua è il sito web che è la prima pagina del sito web, pagina di benvenuto nel sito web che abbiamo realizzato la volta scorsa, partendo da un modello predefinito. Allora, oggi vediamo come innanzitutto aggiungere una pagina. Come allora si fa ad aggiungere una pagina? Per aggiungere una pagina al nostro sito, basta andare qua sotto, barra degli strumenti, aggiungi pagina, vedete? Cliccate e qua vi appare una finestra di dialogo. Una finestra di dialogo in cui potete scegliere il tema e a seconda del tema il tipo di pagina. Noi abbiamo visto una pagina di benvenuto. Ci sono anche altre pagine, pagina personale, una delle foto, una di album, filmati, blog, podcast e anche una pagina vuota. Vedremo tutte piano piano comunque. E oggi ci concentriamo magari su una pagina vuota. Facciamo doppio clic o doppio clic o scegli. Qua ti si aggiunge, qua lateralmente vedete, la nostra pagina vuota. Ho aggiunto questa pagina vuota se magari uno di voi non volesse usare i modelli predefiniti e vuole crearsela da sé, può farlo. E appunto vediamo un po' come muoverci, come creare una pagina da sé. Allora, noi abbiamo già visto come possiamo cambiare il titolo della pagina. Quindi, doppio clic qua in alto e qua. Scriviamo il nostro testo con, oh mamma, contatti, ecco. Cambiamo il nome anche qua nell'elenco sorgenti sul nome della pagina perché vi ricordate? Quindi doppio clic e ecco qua, contatti. E qua anche nella barra del menu di navigazione cambia anche il nome. Poi, qua abbiamo già un piccolo, vedete, di default, già il titolo del nostro paragrafo, qua il titolo della pagina e qua il titolo del paragrafo. Possiamo dare anche un titolo, possiamo cambiare il titolo del nostro paragrafo. Però, prima volevo farvi vedere come possiamo anche cambiare il titolo alla pagina. Basta andare su in finestra impostazioni, aprirle anche da impostazioni, primo menu pagina, andate su pagina e qua al nome della pagina scrivete il nome della pagina. Se spuntate includi pagina nel menu di navigazione, essa aprirà qua nel menu di navigazione. E se spuntate invece mostra menu di navigazione, mostrerete menu di navigazione. Allora, qua abbiamo visto la prima voce del menu impostazioni, della finestra impostazioni. Qua possiamo cambiare il titolo del nostro paragrafo, come stavo dicendo, quindi contatti e il nome del nostro paragrafo. Ora, vogliamo aggiungere una casella di testo dove vogliamo scrivere? Dobbiamo aggiungere, per fare ciò, una casella di testo. La casella di testo è aggiungibile direttamente qua o dal menu impostazioni, scusate, dalla barra di menu su casella di testo, un clic e vedete qua
Questo qua è una casella di testo. Qua voi scrivete ciò che volete, quello che avete in mente di scrivere. Selezionate, basta cliccare all'esterno e selezionarlo per vedere i controlli di dimensione della finestra. Potete spostarvela dove volete, potete anche ingrandirla, vedete? E dopo, qua naturalmente, potete scrivere quello che volete, quello che volete mettere nel vostro sito, per esempio i contatti, potremmo aggiungere, ecco qui, i miei contatti, e dopo, e via discorrendo. Poi, vogliamo aggiungere un'immagine? Comunque potete sempre ridimensionarlo, questa casella di testo, potete renderla più piccola, ridimensionarla come volete, come preferite, come vi piace di più. Potete ridimensionarla. Poi, la volta scorsa abbiamo visto come aggiungere un'immagine a un'immagine segnaposto. Se noi vogliamo aggiungere una nostra immagine, è molto semplice. Andate su Media e Foto. Selezionate la foto che vi interessa e con il semplice drag and drop la trascinate e la rilasciate. Qua avete la vostra fotografia, che potete come sempre ridimensionare, mettere dove volete, potete anche ruotarla. Per ruotarla l'immagine, per iniziare basta andare sugli angolini e tenendo premuto muoversi. Per ridimensionarla dovete premere il tasto comando, vedete? Andare su un angolo e il cursore diventa quasi una specie di arco. E qua tenendo premuto ruotarla, vi dice anche i gradi, vedete? Potete anche ruotarla e poi spostarla dove preferite. Vediamo in un episodio a parte come cambiare la grafica delle immagini. Come cambiare la grafica delle immagini. Quindi mettere ad esempio una cornice, riflesso, eccetera. Per adesso ci limitiamo solo ad aggiungere queste semplici cose. Poi, vediamo. Se volete aggiungere, per esempio, anche una forma, per esempio mi interessa da mettere una forma, basta andare qua, barra degli strumenti, forme, scegliete la forma che vi interessa. Può essere una freccia, una stellina, un fumetto. Basta cliccare. Lo aggiunge, lo spostate, potete anche cambiare alcune cose, basta solo provare, sperimentare, potete sempre qua ridimensionarlo, eccetera, come volete. Anche qua vedremo in un episodio a parte come cambiare, perché è possibile cambiare anche la grafica delle forme. Per concludere, per prendere questa pagina, possiamo aggiungere caselle di testo e forme anche da in un altro modo. Basta andare barra di menu, menu inserisci e o casella di testo, vedete, cliccate si aggiunge, o anche forma e qua scegliete la forma che vi interessa. E quindi dopo, una volta scelto, spostate dove volete, insomma, siete liberi, è la vostra pagina web e scegliete voi proprio dove metterla, ridimensionarla, eccetera. Siate liberi e anche creativi, perché anche questo è creatività. Allora, per oggi abbiamo finito, quindi con questa tutorial abbastanza veloce, però ha sempre qualche utilità. Prossimo tutorial sulle web, vedremo se riesco. Come possiamo cambiare un po' la grafica delle immagini, cioè creare una cornice, una grafica un po' in generale. No, un po' se riesco comunque, non, perché sapete quella scuola, non sto qui a ripetere tutto perché penso lo sappiate. Allora, salvate, mi raccomando, salvate, archivi, registra, salvate, mi raccomando. Scusate. E per oggi abbiamo finito.
Ciao a tutti e al prossimo Apple Videoblog.